Buongiorno, bentornate in un nuovo video. Oggi parleremo di tutti i prodotti flop che ho incontrato nel corso degli ultimi mesi. Questa è la prima volta che registro questo genere di video perché solitamente tendo subito a cestinare i prodotti con cui non mi sono trovata bene. Proprio questa volta ho pensato di recensirveli prima, in modo che così possiamo scambiarci anche le opinioni sui vari prodotti e capire quali sono quelli da acquistare e quali invece quelli da evitare. La mia prima cocente delusione deriva da questa palettina di ombretti di Lotti London. Questa l'ho spacchettata insieme a voi nell'ultimo video unboxing che trovate sul canale. Se ve lo siete perso vi lascio il link come al solito qui sopra, in modo che così potete andarlo a guardare. Avevo ricevuto dei prodotti veramente fantastici che ho avuto modo di testare nelle ultime settimane e sicuramente vedrete all'opera presto in un makeup tutorial. Questo è l'unico prodotto che mi ha lasciato un attimino perplessa. Come potete vedere ha 12 colorazioni molto belle, si rifà tantissimo come tonalità alla Naked 3 di Urban Decay, perché ha tutte tonalità rosate sul nude. Se sgocciate singolarmente devo dire che sono anche molto pigmentate. Il problema è che una volta applicate sulla palpebra spolverano tantissimo e tendono comunque ad avere tutte la stessa colorazione se mixate tra di loro, quindi non vanno a dare né profondità né tridimensionalità allo sguardo, quindi per questo non mi sono piaciute. E costa 10-12 euro più o meno, quindi mi sento di consigliarvela nel momento in cui state approcciando adesso al make-up e volete comunque un prodotto che si presta per diversi look. Però se siete come me che cercate un prodotto performante senza starli a perdere tempo, non ve la consiglio. Un prodotto che per fortuna sto finendo e che non mi è piaciuto per niente sono queste salviettine struccanti Eco Bio della Fria. Devo dire che non hanno assolutamente soddisfatto le mie aspettative, struccano in maniera molto superficiale il trucco del viso, quindi figuratevi quello degli occhi se siete solite fare tantissime passate di mascara, di matita nera, ombretti molto pesanti, non ve lo consiglio assolutamente. Io non mi sono trovata bene e mi trucco poco, quindi figuratevi alla maggior parte della popolazione queste salviettine sono pressoché inutili. Altro prodotto super flop è stato questo latte detergente della Sienne preso da Lidl. Questo è nella confezione rosa per tutti i tipi di pelle. Non mi è piaciuto perché mi fa bruciare tantissimo gli occhi e mi fa uscire le imperfezioni sul viso. Questo perché al secondo posto mi linci c'è la glicerina, quindi è un prodotto estremamente grasso e non è indicato per chi ha la pelle mista come la mia. Magari per chi ha la pelle secca potrebbe farci un pensierino, perché comunque costa poco, meno di 2 euro. Un prodotto che invece mi ha deluso e non me l'aspettavo è stato il correttore della Puro Bio, il Sublime Concealer. Questo è nella colorazione 01, che è quella più chiara, e credo di aver sbagliato completamente la tonalità perché è veramente troppo chiara per me, avrei dovuto prendere la 02. Ma comunque, nonostante ciò, non mi sembra un correttore adatto alla zona perioculare, quindi non è un correttore per le occhiaie, ma più che altro per le imperfezioni del viso, perché tende comunque ad ingrigirmi tantissimo questa zona e non la illumina per niente, quindi non posso utilizzarla né come correttore illuminante né per le imperfezioni, perché comunque essendo liquido viaggia sul viso. E tra l'altro non mi piace nemmeno il packaging, perché è di questi qui con l'applicatore fatto così a pennellino. Non lo trovo comodo perché bisogna spingere tantissimo per far fuoriuscire il prodotto e secondo me non è nemmeno igienico. Due prodotti che ho acquistato in combo diversi mesi fa e che non mi sono piaciuti per niente sono questi due della Deborah. Avevo preso questo pacchettino perché volevo provare il loro eyeliner in penna, di cui avevo sentito parlare benissimo. Questo in particolar modo è il 24 ore extra ed è quello che ha l'applicatore fatto così super sottile, super preciso in filtro. Non mi è piaciuto perché non l'ho trovato né preciso né facile da applicare, soprattutto non è a lunga durata, si stampa sulla palpebra e sbava durante la giornata, quindi per me è no. Stessa cosa vale per il suo struccante che è il Clean Skin Remover. Non mi è piaciuto perché ha questa texture in gel che non va a struccare praticamente niente, non è come i classici struccanti bifasici che tolgono tutto in pochi secondi, questo veramente ci vogliono 100 anni per struccare un occhio, quindi... Altro prodotto make up con cui mi sono trovata bene e qui mi dispiace tantissimo bocciarlo è questo rossetto della Pixi Beauty. In particolar modo questo è il Matte Lustre Lipstick nella tonalità Rose Naturel. Allora, non ho niente da dire per quanto riguarda il prodotto in sé né per la tonalità, anche se su di me risulta troppo grigiastra, ma per la profumazione, perché è pessima.
è una profumazione plasticosa, chimica, che non capisco come sia possibile che l'abbiano messa all'interno dei rossetti, cioè vi passa la voglia di applicarlo. Sono sincera, io mi sono trovata benissimo con tutti gli altri prodotti make up che ho provato di questo brand, soprattutto con i loro prodotti skin care, ma questa profumazione è veramente flop. Ultimo prodotto che non mi è piaciuto ma che non mi sento di bocciare completamente è questa crema mani dell'Aufidre, che è una crema mani ultra protettiva ad effetto barriera con il 30% di glicerina vegetale. Questo prodotto funziona alla grande di per sé, se avete delle mani secche, screpolate, disidratate, fessurizzate ed squamate è perfetta, perché davvero vi rinnova, vi rigenera completamente la pelle delle vostre mani. Altrimenti ragazze non ve la consiglio perché è veramente troppo ricca, troppo nutriente, e io la utilizzo prima di andare a dormire, cioè nel comodino, la applico a mo' d'impacco e la lascio agire tutta la notte. Altrimenti, se volete utilizzarla nel corso della giornata, se poi volete fare altre cose, toccare il telefono, toccare altri oggetti, no, perché davvero non si assorbe mai e vi rimane quella sensazione di appiccicaticcio sulle mani che io non sopporto. Quindi non so, vedete un attimino voi, costa meno di 5 euro, quindi secondo me è un buon compromesso e un buon rapporto qualità prezzo, perché comunque a funzionare funziona, solamente che e questi erano tutti i miei prodotti flop del periodo. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su, in modo che così appena incontro nuovi prodotti che non mi sono piaciuti ve ne parlo prima invece di cestinarli subito. E fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questi prodotti, se li avete già provati, se avete delle opinioni diverse dalle mie. E in generale, se conoscete altri prodotti con cui non vi siete trovate bene, scrivetelo giù nei commenti, così anche le altre ragazze li leggeranno e staranno alla larga da questi prodotti. Io come sempre vi mando un bacione grandissimo, grazie mille per aver guardato questo video, mi sono divertita tantissimo a registrarlo e ci vediamo presto, ciao! Altro prodotto super flop è questo fondotinta, sì, ciao! Prodotto super flop come si chiama? Latte detergente, oh. Oddio, non ce la faccio. Altro prodotto super flop è stato questo latte detergente. E dai.